Bella a tutti ragazzi, lo Xyuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Oggi voglio farvi vedere una modifica che ho deciso di introdurre nel mio main deck, quello che utilizzo ovviamente per rankare in arena. Come vedete ragazzi, ho tolto il terzo spell che caratterizzava appunto le 8 carte, quindi via la zap e dentro il bombarolo. Perché ho deciso di introdurre il bombarolo, che tra l'altro non è maxato? Perché secondo me ha un impatto importantissimo sul cycle del deck. Il bombarolo lo puoi utilizzare per aprire, magari lo trovi nelle prime carte, o per una ripartenza. Lo puoi utilizzare in difesa, super combo con Mago di Ghiaccio, ma anche con il mini Pekka, e poi ti aiuta tantissimo per eliminare quelle truppe veloci quando l'avversario vuole fare dei chip damage, una gang di goblin, un goblin cerbottaniere e tanto tanto altro. Voglio provarlo insieme a voi ragazzi, ovviamente in ladder, anche perché siamo in record assoluto di trofei, 5700, record assoluto per la season ovviamente, 5770, proviamolo. Qui non lo abbiamo, ma apriamo tranquillamente con un moschettiere, siamo contro Kaer dei Clash Knight, i cavalieri di Clash. Parte subito cattivissimo con un boia. Boia carta abbastanza fastidiosa per il mio deck. O Grider dall'altra parte. Facciamolo pure andare da solo. Ah! Beh, giustamente era da predictare il fatto che avesse un vortice con il boia, perché giustamente il boia gira bene con il vortex. Poi in realtà possiamo andare un attimo a dargli fastidio a questo boy, a subire solo un attacco magari. Esatto, un ottimo attacco, cioè un unico attacco, non è male. 3002 la sua torre di destra. Allora, qui vedi, bombarolo. Vediamo come aiuta la strega con un gigante. Come l'aiuta la strega? Ok, una fireball sul bombarolo che secondo me è bruciata. Di nuovo Grider. Vediamo se ha ancora il cycle del vortex. Ah, vabbè, questo è mega counter. Pure la Tesla. Questo potrebbe essere scomodo per noi. La Tesla è abbastanza scomoda. Va bene, moschettiere, ripartiamo da destra. Vediamo come decidi di affrontare lui. Boia di nuovo. Ma io adesso gli lancio un mini Pekka. Non va giocato in attacco il mini Pekka, ma bisogna adattarsi ai gioca la Valchiria. Eccola lì, infatti. Oh, porca miseria! Oh, porca miseria! Cattivissimi questi porcelli al 14, che devo dire fanno abbastanza male. Bella questo attacco. Che deck super strange. Ci sta. Maialozzi al 14, 8,65. E dobbiamo assolutamente ragionare su una possibile riapertura. Lui va di nuovo con la strega. Allora, sappiamo che il bombarolo ci serve assolutamente. Sono obbligato, esatto, ad andare così. Ci sta in realtà questa fireball, perché mi permette di avere il bombarolo libero. Andiamo con la fireball. Ma countera troppo, ragazzi. Countera veramente tutto. Un altro mini pack. È una porcheria questa. È una porcheria veramente enorme. Ok. Vai, tronco! Oh my god! 1, 2, oh my god, che comeback! Fireball e mago sui suoi maiali! Andiamo a fermarli! Oh my god! Non pensavo! Let's go! Wow! Quel doppio mini Pekka sul ponte mi ha un po' destabilizzato, perché di solito non si gioca mai una roba del genere, ma bisogna anche sapersi adattare alle situazioni. 5.008 puliti, andiamo avanti. Era veramente un deck super counter, quello aveva il vortice, che è la carta più counter del mio Grider. Aveva la Tesla, nice, contro Pharaon dei Vigab Doom. Io faccio due aperture, così in base a come gioca lui, eventualmente posso poi sviluppare una possibile pushata. Vedi? Lui va con 5 a counterare il mio mago da 3.
e io gli riapro con l'Hoglider. Probabilmente voglio solo capire, potrebbe avere degli scheletrini o qualcosa. Mini pecca. Ok. Andiamo a cantare in una maniera molto morbida. Serve di nuovo il bombarolo dall'altra parte. Veloce! Che male! Bene, 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 bene. Ok, attenzione alle frecce. Le frecce sono super counter per i miei mascalzoni. Perché ci toglie i mascalzoni dietro. Siamo lì, 3027, 3600. Non è affatto male. Mago elettrico per lui. Mago di ghiaccio per me. Uno scontro tra maghi, neanche su Harry Potter. Ripartiamo con Log adesso. What? Dovremmo riuscire a tenere almeno un paio di hit con Log Rider. Una... Sì, questo gioca col pecchino e il peccone! Are you just kidding me? Ok, ma... Che deck strani, tirami le frecce su quelli, ti prego. Però stiamo counterando bene, guardate che roba. Non deve prendere quell'altro, non deve prendere quell'altro! Va bene, va bene, 2007-2003. Non so se avrei potuto evitare il mago di ghiaccio, ma secondo me un'altra fireball del suo mago di fuoco poteva essere, poteva diventare problematica. Moschettiere per allargare la Valchiria. Vai. Non lo so che cosa giochi. Mi aspettavo tutto tranne... Cioè, non pensavo avesse ancora 7 di Elisir. Non pensavo avesse ancora 7 di Elisir! Cosa? Ma dove le trova lui queste carte? Gioca con un deck da un 12 di Elisir? Ma mi prende in giro? Ma mi sta prendendo palesemente in giro? Ma... Signori, giuro, non ho assolutamente idea di come possa ciclare in questo modo le sue carte! Non ne ho idea! What? Ma vedi sta fireball e take it easy, bro! Wow! Incredibile! Ma come ha ciclato questo? Ma che deck stava usando? What? Signori, intanto vi ricordo, se vi piacciono i miei video di Clash Royale, mi raccomando, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, ragazzi, aiutatemi a crescere. Dai! Tronco e Hoglider dall'altra parte. Vediamo la gang. C'è gli scheletrini, che sfortuna. Non è un problema. Ma quello apriva coi pecconi e i gran cavalieri. What? Andiamo comunque, let's go. Dovremmo studiarlo il deck di quello di prima. Dato mago di ghiaccio sulla destra, qua bruttissima la counterata purtroppo sul suo barile. Andiamo a difendere. Serve bombarolo. Perfetto, perfetto, la princess non deve attaccare la torre. Recuperiamo. Ah, che sfortuna però. Non dovrebbe essere un problema. 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. Non ha ancora toccato le torri, quindi... Oh, non ho letto il nome, siamo contro Yangendon On An del clan Yagadoyo Osotoyo Royo. ST tra parentesi, non sappiamo bene. Io vado in predict. Non me ne frega, non me ne frega. Vai, 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 vai! Bravo a non farsi fregare col predict. Bravo a non farsi fregare col predict. Però io non capisco perché chiunque incontri ha il gran cavaliere. Ci sembra che il gioco lo faccia apposta per mettermi proprio... No, troppo! No, non deve saltare. Serve bombarolo per forza? Qui serve danneggiare forte il suo principe. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Guardate ragazzi che gran difesa il bombarolo. Well, well, well. Ma questo c'ha la princess maxata al 14? Com'è possibile? Ma come fa ad averla maxata al 14? Andiamo un attimo a difendere di nuovo. Vediamo se lo freghiamo. Ok. Perfetto, 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 perfetto. 9-17. Brutta questa counterata, ma siamo obbligati a farla così. Ok. E adesso stop. Tutta difesa. Cosa? Ferma il Royal, ferma il Royal, ferma il Royal. Devo stare attento a destra, potrebbe attaccare uguale.
Mamma mia, ragazzi, che gran difesa, però. Non fare nulla, non fare nulla, non fare nulla. 8, 9, vai. Mascalzoni. Tronco per fermare l'attacco in corsa del principe. Andiamo ad attaccarlo. Mago di ghiaccio da dietro. Ah, qua mi chiudo, raga, basta. Basta. Non è importante come si vince, l'importante è vincere. Devialo, devialo, devialo. Bombaralo alto. Aspettiamo il suo barile che arriva adesso. Mago di ghiaccio. Una volta che gli fate una torre, se non ve la volete rischiare, andate in difesa. Insomma, ragazzi, io vorrei sapere nei commenti qua sotto come vi sembra questo deck. Ho fatto bene a togliere la zap? Vi sembra che giri meglio con il bombarolo? A me personalmente piace. Siamo in record di trofei, 5802. Io vi ringrazio tanto per aver guardato anche questo video. Vi mando un abbraccione, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!